Benvenuta Giulia. Grazie. Allora, tu riparti con un nuovo singolo, Rio, che in realtà più che un tassello del tuo percorso è proprio un nuovo pezzo di un puzzle differente. Sì, hai detto Come bene, mai? è un po' una ripartenza. Come mai? Perché si fanno tante cose e le si fa tutte con passione, poi arriva il momento in cui queste cose si interrompono, si ha molto tempo per pensare, per riflettere, per capire. E io in questo anno di pausa ho pensato tanto, ho pensato a cosa volessi comunicare in questo momento. Io sono stata tante cose, anche tanti personaggi e forse ho pensato è uscita poco la vera Giulia. Quindi adesso voglio raccontare la mia verità, quella che sono veramente, lo sto facendo al 100%, da banalmente dai capelli che sono tornata al mio riccio super naturale. Alla voce, alla musica, a tutto quanto, al nome abbiamo, diciamo, accantonato il cognome proprio per concentrarci su, ok, adesso vi faccio sentire Giulia, adesso vorrei farvi capire chi sono io. E quindi siamo partiti con questo nuovo percorso con Francesco Facchinetti, che mi ha dato tanta fiducia, mi ha spronato, mi ha stimolato ad andare un po' oltre a quelli che pensavo fossero i miei limiti. E sono molto molto soddisfatta del percorso che abbiamo intrapreso e anche dei risultati che abbiamo raggiunto nel giro di 4 giorni, perché Rio è uscita venerdì e ci siamo ritrovati subito in vetta alle classifiche di iTunes, che comunque è un risultato assolutamente inaspettato, perché appunto non era assolutamente scontato. Stiamo ripartendo adesso, quindi ci sta anche un attimo di assetto, no? E invece devo dire è stata subito ben apprezzata e di questo sono super felice. Tra l'altro, la scelta di in qualche modo mettere da parte il cognome nel tuo nome d'arte è quasi controcorrente rispetto a quello a cui siamo abituati da qualche anno a questa parte con i talent, penso. Per cui tanti sono nomi e Sì. poi lottano per Il riacquistare un cognome, lo cognome. Tu fai il so. percorso Io faccio il inverso. percorso inverso perché un nuovo percorso per me merita una novità un po' in tutto. Allora, un nome d'arte non l'avrei mai pensato perché non mi piaceva pensare proprio ad una rivoluzione totale, però questo nasconde anche un po' il fatto che io non ami particolarmente il mio cognome, come suono proprio. Quindi questo Giulia Luzzi in realtà non mi ha mai proprio straconvinto. E allora ho detto, Fra, ma se facessimo solo Giulia? E lui ha detto, sono d'accordissimo. Ci sta in quello che stiamo facendo un cambio anche un po' di Lo presentazione di te sentivi un stessa. vestito più Mi adatto? sento più adatta in questo nome, più che nome e cognome, e quindi niente, ci siamo lanciati come dei pazzi, così. Tra l'altro tu hai una carriera che vale già 20 vite quasi, cioè tra cinema, TV, teatro. E rispetto quindi a questo tipo di passato, come ti poni oggi? Ma Cioè, mi pongo ovviamente con tutta la riconoscenza possibile rispetto verso chi mi ha dato la possibilità di fare delle esperienze bellissime, da Romeo e Giulietta a Tale e Quale, a tutto ciò che ho fatto in questi anni che mi è servito passo passo per formare quella che sono poi oggi e farmi anche capire tante altre cose. Quindi massimo rispetto e riconoscenza per quello che ho fatto fino ad oggi. Ho ricevuto qualche, come dire, non critica, però qualche appunto su questa scelta anche a livello di social di resettare un pochino, archiviare i vecchi post, che non è assolutamente un voler cancellare il passato o volerlo rinnegare. Però con quello che siamo abituati a vedere ad oggi mi disturbava un pochino l'associare, non so, un'immagine di Giulietta con quella che invece voglio rappresentare oggi. Erano due cose molto distanti fra loro, che però si sarebbero trovate a distanza di pochissimo in una bacheca, per esempio, di Instagram, no? Quindi secondo me, almeno come impatto, è giusto far capire mainstream che stiamo facendo una nuova cosa, che non vuol dire assolutamente cancellare o rinnegare ciò che è stato fino ad oggi, ma ok, sono Giulia e adesso cerco di farvi vedere quello che sono realmente, quello che ho voglia di comunicarvi adesso, tutto c'è qua. qualcosa che però non rifaresti? No, assolutamente Quindi no. nulla che reputi un No, errore che ti no, 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 abbia anche le cose che non limitato sono. troppo in quello No, no, che. anche le cose che non sono andate proprio come volevo sono servite magari non alla mia carriera, ma a me come persona per capire tante cose. Quindi Quindi comunque assolutamente ogni non. elemento va un po' al suo Certo. posto. E un personaggio che ti è rimasto nel cuore, Un personaggio che hai interpretato, sì. Ma Penso vabbè, sia il cinema, chiaramente. sia
cinema, TV, sì. Ma chiaramente Giulietta, beh, è un pezzo di vita, voglio dire, ha accompagnato 5 anni della mia vita, quindi è un pezzo di vita che non potrò mai dimenticare, è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto.